Ciao bimbi, come state? Quest'oggi ho pensato di proporvi un esperimento da fare. Vi ricordate un po' come quelli che abbiamo fatto a scuola? Ricordiamo un pochino prima cosa bisogna avere e fare per fare un vero esperimento e per diventare degli scienziati. Pazienza. Bravissima, bisogna avere pazienza. Poi Teresa bisogna saper Progettare. osservare ed essere tanto curiosi. Essere tanto curiosi. Siete pronti ad iniziare? Per fare questo esperimento avrete bisogno di colori, Bicchieri, denti, spiedini o dei cucchiai per mescolare e della carta come quella dello Scottex, la carta che usano le vostre mamme in cucina. Siete pronte ad iniziare? Siete pronte ragazze? sì. Allora, come prima cosa dobbiamo mettere l'acqua in tre di questi bicchieri che saranno poi quelli che, nei quali metteremo il colore. Dai, Miriam, inizia tu. Qui Ancora un pochino. portiamo birra, No, non è da bere questa. è da fare. Vai, tu metti in questo. Non sono sicura di Non preoccuparti. riuscirci. Ancora un po', ancora un pochino. Va Benissimo. bene. E poi un'altra. Possiamo fare sempre la Teresa, dai. Vai, Teresa. Molto benissimo. Ora lasciamo quest'acqua qui. Beh, Dopo non credo che ci servirà più. E mettiamo un po' ci di siamo. colorante in ognuno di questi bicchieri. Miriam, tu occupati del blu, metti qui un pochino. Teresa, vai con il giallo. Potrei fare anche rosso? Vuoi fare il rosso? Sì, anche giallo Tutte però. e due, va bene, dai, vai. Mescolo. Mescola bene. Schiaccia più forte, Teresa. Una mano, che forse ce n'è poco di colore. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Potrei fare il rosso Mescola, e mescola, però mescola. che ce n'è di più. Mescolate bene finché non si vedono più i pezzi di colore e l'acqua diventa tutta colorata. Ok? Ancora, ancora un po', ancora un po'. Chiudiamo, così i colori non si seccano. Teresa desiderava farlo, lo facciamo fare a lei e facciamo fare una cosa in più dopo, va bene? Vai, vai! A posto, a posto, non urlare, Miriam. Senti bene? Grazie. Mescola. Colore un po' di più. Benissimo, adesso li posizioniamo. Vai, vai, mescola, mescola, mescola. Ancora, ancora, ancora. Nessun problema, abbiamo le salviette. Aspetta che vado a prenderla subito. Questo potrà capitare anche a casa, ma non preoccupatevi, le mamme hanno sempre Le le salviette. salviette e i piani B. Piani Quando va qualcosa storto, le mamme come le maestre sanno sempre migliorare le cose. Ora posiamo gli spiedini. Posiamo gli spiedini e posizioniamo. No, questi qua vanno vuoti. Questi devono rimanere vuoti. Due bicchieri, è importante che rimangano vuoti. E adesso vi farò capire, vi spiegherò il motivo. Ecco. Dobbiamo andare a posizionare i nostri colori. Di più Questa io. maniera. Mamma mia. Quindi dopo diventeranno tipo come quelli. Andiamo a mettere i nostri due bicchieri vuoti in mezzo tra quelli colorati. Ora,
come vi dicevo, abbiamo preso della carta. La carta, prendete dei fogli così e li dovete avvolgere. Ma vabbè, se sono bagnati. In questa maniera. Poi andate, vai a metterli come se fossero dei ponti tra un bicchiere e l'altro. Un po' più in qua. Molto bene. Teresa, vai a mettere il tuo ponte. Mettilo tra questo e questo. Miriam, così non riusciamo, sai? Ok? Aspetta che si è... Guarda che si è un po' allargato. Ripiegalo. Benissimo. Schiaccia bene con le dita. Perfetto. Vai a fare l'altro ponte. Così. E... mettiamo in modo che rimanga qua dentro, vedete? Così. E ci manca ancora un ponte, guardate, tra questi due non c'è nessun ponte. Dai Teresa, vai a metterlo tu. La mia è quasi già salito, guarda. Adesso bimbi dobbiamo avere tanta pazienza e chissà cosa capiterà in questi bicchieri. Io adesso non ve lo dico, perché aspetto la risposta proprio da voi. Noi adesso con le mie bimbe rimaniamo qui ad osservare e a cercare di capire che cosa succede. Ciao bimbi! Se questo mio esperimento vi è piaciuto, sono sicura che ne faremo anche altri. Bacio! Mamma! Ciao!